Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, faccio questo video perché oggi dopo la conferenza stampa, quindi la press conference di Aquilani, è successo di tutto e di più. Cioè in conferenza stampa praticamente è stato detto che Torregrossa non sarà disponibile. Bene. Dopodiché abbiamo visto poi nel prosieguo che anche Le Verbe ha dichiarato forfè. Quindi io a questo punto, cioè la situazione in casa Pisa è sempre peggio, nel senso non se ne esce fuori. La conferenza stampa mi è piaciuta, direi no, perché abbiamo cercato insomma di minimizzare la situazione. Non è da minimizzare in questi termini. Cioè, alle varie domande, tra cui una domanda in particolare che è stata rivolta, adesso non mi ricordo da parte di chi, quando è stato detto che le sostituzioni non danno gli effetti desiderati e sono tardive. Quindi sì, lui ha risposto che effettivamente le sostituzioni potevo farle prima. Io ho deciso così, vabbè, giustamente. E poi alla domanda proprio rivolta dicendo guarda che le sostituzioni non danno i risultati che magari ci si attende, Aquilani ha risposto: mi stai facendo la domanda del popolo. Io sono rimasto basito, no? Guardate a vedere sulla conferenza stampa, perché è riportato, anzi poi magari ve la linko sotto, e quindi io sono rimasto, diciamo, basito. Una domanda del popolo, una domanda legittima, giornalisticamente legittima. Poi io magari non riesco ad andare alle conferenze stampa proprio per un discorso di tempo, non riesco perché andando al lavoro, facendo i venerdì in svariati orari, se no io oggi avrei fatto proprio questa domanda. Avrei fatto questa domanda e la risposta è stata domanda del popolo, cioè mi fai la domanda del popolo? No, non è una domanda del popolo, perché hai cambiato e sostituito Nagy, hai inserito Vignato, l'unico D'Alessandro che ha fatto qualcosa, un paio di tiri, insomma. E questi, cioè Nagy l'ombra di se stesso e Vignato niente né nulla. Ah, poi andiamoci chiaro. No, magari è colpa mia perché io non do l'input giusto. E magari sarà colpa tua perché non dai l'input giusto. Bravo, hai centrato in pieno, secondo me, quello che è. Cioè, te non dai l'input giusto. E evidentemente non dai l'input giusto a questi ragazzi, non lo so, c'è qualcosa che non va. Perché dal momento in cui noi si va in vantaggio, dopo ci si chiude, cioè, o meglio, si arretra al punto tale che poi si prende la rete e poi insomma non si riesce più a dare un indirizzo alla partita e quindi si va a rischio a volte anche di perderle, oltre che a pareggiarle, no? Perché noi ormai si scende in campo, io l'input di tutti è quello, ormai si scende in campo per almeno minimo il pareggio. Cioè, non si scende in campo, cioè oggi si fa una bella partita, si vince, no. Oggi speriamo che io me la cavo. E questo è il discorso, no? Insomma, ormai serpeggia questa cosa dappertutto. Dappertutto. Va bene, poi discorso a parte, è il discorso che è uscito fuori il comunicato della curva che i ragazzi non entreranno. O meglio, hanno dato campo libero, da quello che ho potuto leggere, alle persone che vogliono entrare, giustamente perché abbonati, eccetera, eccetera, ma il tifo organizzato io credo che non ci sarà. Non credo, non ci sarà. Quindi perché proprio un discorso di ormai la gradinata casca a pezzi, la curva è messa come è messa, limitata, la curva della vecchia guardia, inagibile. Cioè, oramai questo stadio sta cadendo a pezzi. Sta cadendo a pezzi perché anno per anno
si fanno degli interventi ridicoli, io direi, degli interventi strutturali, scusatemi, ridicoli, e questo ha portato al non più, insomma, a uno stadio non più idoneo. Questo poi il rimpallo, il comune, proprietari, non proprietari, subappaltatrici, insomma, è solo non si capisce niente, tornelli che non funzionano, poi raffioccheranno le multe, eccetera, eccetera. Insomma, una situazione semplicemente imbarazzante. Io credo che, diciamo così, la curva abbia messo a nudo quelli che sono i problemi di questo stadio. Quindi non si parla di stadio nuovo, ristrutturazione, ma quale ristrutturazione? Quello va buttato giù e rifatto nuovo, cioè si stanno facendo degli interventi, diciamo così, reggimi il ponte in tanto e passo, insomma, ecco, ma cose ormai basta, è l'ora di smantellare, cioè, non, io credo che se non arriva il momento di smantellare, non arriva il momento di, cioè, qui siamo messi veramente veramente male. E ragazzi, io in primis, quante volte l'ho detto, la società dovrebbe scendere veramente in campo e chiarire la situazione. A noi ci basta, io credo, un chiarimento sarebbe, per riappacificare la situazione, io credo basterebbe, insomma, ecco. La società dovrebbe dire cosa ha in mente di fare, il chi, il cosa, il come, il perché, insomma, alla fine, no? Un bel discorso a tutto, insomma, tutto tondo per quanto riguarda stadio, futuro, centro sportivo, squadra, cioè, dovrebbe farsi sentire, dovrebbe farsi vedere, io credo sarebbe il momento, insomma, questo è il momento idoneo per scendere in piazza e dire, insomma, quello che è il futuro del Pisa Sporting Club. Io credo sia dopo, poi si legge, e ve la posto sempre sotto nel link, si legge alla fine che i ragazzi, quindi per questo sabato, che si annuncia simile agli altri o peggio, abbiamo deciso di non giocare, tra virgolette, ovviamente virgolettato, più, e di rimanere fuori. Poi sottolineiamo che chi ha deciso di stare fuori potrebbe entrare tranquillamente, siamo tutti abbonati. Ecco, discorso che io facevo prima. Quindi non è detto che chi non vuole entrare non possa entrare, ci mancherebbe altro, non sono mica i paletti. Ovvio, bravi ragazzi, bravi, perché giustamente chi se la sente di entrare, magari non fa tifo organizzato, non è organizzato, però insomma, vede la partita, io credo che sia legittimo, ecco, insomma, ecco, quindi non mettono i paletti a nessuno, chi vuole entrare è libero di entrare, ovviamente, giusto che sia così. E poi il discorso che, visto come si preannuncia, anche i ragazzi della curva, io mi associo in piano con loro, questo sabato, che si annuncia simile agli altri, per quanto riguarda il calcio giocato, questo, o peggio, abbiamo deciso di non giocare, tra virgolette virgolettato, e di rimanere fuori. E qui la dice tutta, no? Cosa vogliamo fare? Io questo dico io, ma cosa vogliamo fare? Vogliamo dare una drizzata a sto campionato? Qui siamo partiti col discorso minimo playoff. Abbiamo comprato giocatori, un giocatore in special modo che spaccherà le reti, ma non sono parole mie, Non sono parole mie. Non sono parole mie. Abbiamo rinnovato il contratto a Torregrossa quando sapevamo già che Torregrossa purtroppo ha problemi fisici, di niente a fare. Abbiamo comprato un giocatore che sembrava chissà chi. Va bene, io mi fermo qua perché tanto è inutile, no? Piazza non ha mai chiesto la Serie A, io in primis. Bel campionato, però sì, insomma, ecco, da salvezza tranquilla. Voglio dire, da salvezza tranquilla, ecco, che quest'anno ce ne sono squali che, per l'amor di Dio, quindi a salvezza tranquilla, se poi arrivano al playoff, arrivano, se non arrivano, pazienza, che l'anno scorso, no, alla fine bastava un pareggio con la SPAL, no, vi ricordate, bastava un pareggio con la SPAL, eravamo al playoff, e non ci siamo andati, pazienza, che io ho detto, vabbè, pazienza, sarà l'anno prossimo, non muore nessuno,
qui nessuno chiede la Serie A, nessuno, però insomma non andare allo stadio e penare sempre, sempre penare e sperare in un pareggio, cioè non ci meritiamo questo, io credo che non ci meritiamo questo e non ci meritiamo di vedere uno scempio, anche lo stadio uno scempio, cioè niente, io mi associo totalmente alla curva, ragazzi, la curva, io sono con loro in tutto e per tutto. E poi cosa dire più? Dire questo, dire che conferenza stampa oggi di Aquilani, io stendo un velo, perché a questo punto stendo un velo, ok? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.